Io penso che non sarò in grado di fare evidentemente dei riassunti degli interventi brillantissimi dei miei colleghi, ma visto che dobbiamo concludere in bellezza, e io non ho avuto il tempo di dirvi quasi niente, se non alcuni concetti fondamentali che sono stati ripresi poi da dei colleghi autorevoli. Quando il professor Burgio ha detto, parlando del DNA, della doppia elica, e ha detto, ma questa doppia elica è un sistema di ricezione, come se ci fossero delle antennine che sono in grado di captare informazioni che arrivano dall'interno, ma soprattutto influenzate da informazioni che arrivano dall'esterno, e ha parlato di campi elettromagnetici. Io sono veramente felice, perché ho detto, ho incominciato il mio intervento dicendo che io non devo difendere nulla, non sono qui a dire che la biofisica è più importante della biochimica o la biochimica è più importante della biofisica, non me ne può fregare di me, di niente. Ma quello che ha introdotto il professor Burgio mi fa immensamente piacere, perché lui, pur non avendo espresso in maniera, come dire, profonda il concetto, io devo dire che devo concludere il mio discorso dicendo, ma il nostro corpo, che è complesso, le nostre cellule, che sono complesse e dialogano tra di loro, attraverso un meccanismo che io l'ho buttato lì, ve l'ho spiegato, ma in maniera troppo superficiale, attraverso la biorisonanza. Ma questo DNA che è presente in ogni cellula, che cos'è quando lui dice un'antenna? Ha voluto dire un concetto che per noi fisici è un concetto molto chiaro, ma per noi medici è proprio un concetto astruso. Ma cos'è un'antenna? Allora, un'antenna non è nient'altro che un circuito oscillante. Adesso mi spiego meglio. Se io oggi, parlavo giusto di te, se io oggi avessi portato qui uno strumentino banale che tutti voi conoscete, che è una radio, io cosa avrei potuto fare? Accendo la radio con la manopola d'accensione e dall'altra parte c'è una manopola che noi chiamiamo di sintonia, e girando questa manopola quella radio è in grado di farmi sentire una musica proveniente da un emittente che non so dov'è, ma comunque la cui onda è qui dentro. Ad esempio, Radio Milano International, per dirne una. Ma se io giro un altro po' la manopola della sintonia, sparisce Radio International e mi prendo Radio Gamma. E se giro ancora, prendo Radio Monte Carlo. E se giro ancora, prendo Milano 1. E se giro ancora, Milano 2. Ma cos'è questa storia? Ma vuol dire, prima cosa importante, che qui dentro c'è un caos di onde, che voi non sentite, che io non sento, ma se vengo con uno strumento decodificatore, ovvero in grado di captare, lo sento, cavolo. E dentro lì ci deve essere uno stregone. Perché io non sento Radio Gamma, mi sforzo, ma non la sento. E tutti voi non la sentite. Ma lì dentro, nella radio, c'è un circuito oscillante, che era la famosa antenna che diceva il mio amico Burgio, in grado di captare quella frequenza. E poi quel circuito oscillante ha cambiato, perché io ho girato una manopola, quindi qualcosa è successo dentro lì e mi ha preso un'altra frequenza. Allora la radio
ha dentro un circuito oscillante che oscilla a frequenza diversa. Attraverso che cosa? Attraverso la variazione di quella manopola che non fa altro che regolare un elemento fisico che si chiama condensatore. Ma io non faccio una lezione di fisica qua. Ah, ma allora quando Burgio parlava del DNA, ha parlato di questa antenna in grado di captare una serie di segnali, decifrarli, far modificare tutto quello che lui brillantemente ha spiegato. Quello lì è un circuito oscillante, è un'antenna, un circuito oscillante, esattamente come quello che c'è dentro la radio. Ah, cavolo. Allora io voglio concludere in bellezza. Voi oggi siete qui, avete sentito parlare di cose importanti, l'importanza dell'ossigenazione, l'importanza di tutti gli argomenti che i miei colleghi hanno trattato in maniera brillantissima, non brillante. E io dico, ma quando Giorgio Terziani vi racconta il fatto che il cappello può essere un elemento in grado di esprimere un'informazione, io dico uno spettro di informazioni. Ah, introduco un concetto che forse non capite. Cosa vuol dire uno spettro di informazioni? Uno spettro di frequenze? Ma perché il cappello è in grado di... Sì, lo usiamo per controllare se uno si droga. Lì dentro c'è uno spettro completo, ovvero una gamma, si dice spettro, una gamma di frequenze che il cappello attraverso il bulbo esprime. È la nostra storia, è la vostra storia. E a questo punto mi domando, allora anche qui tiro via tre cappelli e dove li metto questi tre cappelli? Secondo voi dove li metto? In un circuito risonante. Qual è stato il pregio grande di chi ha pensato questo circuito risonante? Che non è altro che il circuito risonante di cui vi ho parlato prima con la radio, dei circuiti risonanti che sono nella televisione, nei circuiti risonanti che sono dentro il nostro telefono. Questo maledetto strumento che ci inquina. Eccolo qua. Guardate, la famosa bobina di cui io vi parlavo è questa. Questo circuito oscillante in grado di captare tutte le frequenze emesse dal bulbo del cappello. Questa è la grande intenzione. Certo, l'ha pensata chi? Un medico? Sì, l'ha pensato un medico, ma con una grande, direi, cultura fisica. Perché vedete, io posso indifferentemente parlare, come ha parlato l'amico di Firenze, cattedratico, che ci ha parlato meravigliosamente di tutti gli aspetti biochimici, io non distingo più. Parlando di argomenti la biochimica dalla biofisica, io faccio una confusione enorme. I miei due emisferi parlano lo stesso linguaggio. Probabilmente se fossi solo medico avrei una grande difficoltà nel capire tutte le cose che io ho cercato di banalizzare, perché non ho utilizzato formule, non ho usato nulla. Ho espresso soltanto dei concetti. Bene, questo medico ha una conoscenza di fisica e di matematica folle, pazzesca, quasi da confrontarci davvero con i fisici. Bene, ha creato un circuito oscillante che è brevettato, sembra semplice adesso che ce l'ho in mano, ma per niente semplice. Però è in grado di captare tutte le informazioni che arrivano dal bulbo del cappello. Questo è uno spettro, e qui
forse il mio amico Giorgio ha sicuramente uno spettro, e ve lo faccio vedere volentieri perché così almeno entriamo bene nello specifico. E quello spettro va ad una velocità pari alla velocità della luce attraverso internet, viaggia, le onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità della luce, arriva in Germania, di là viene ripreso lo spettro, confrontato con milioni e milioni di spettri di altre persone che sono state evidentemente decifrati questo spettro, e che cosa in effetti abbiamo? Abbiamo immediatamente tutte le informazioni che sono di fondamentale importanza a supporto della scelta che il medico deve fare. Quindi quante vitamine? Carenza di vitamine? Troppe vitamine? Troppi aminoacidi? Troppo inquinamento da... Il mio collega ingegnere che ha parlato della questione dell'inquinamento di tipo elettromagnetico ha parlato delle onde basse, di bassa frequenza, ha parlato di 50 Hz. Io ho introdotto anche il 100 Hz, che è fondamentale, ma poi ci sono frequenze che sono molto elevate. Ma qui c'è un'influenza del cappello, certo, ovvio. È una memoria il cappello. E allora vedete, guardate là. Ah no, non è questo quello che volevo, è lo spettro grande dentro lo spettro visivo. E voglio far vedere quello che ho detto i miei colleghi. Hanno detto, ma io sono felice perché? Perché un ricercatore come Biava parla di campo elettromagnetico. Un ricercatore come Burgio... Questo? Parla di... sì. Parla di campo elettromagnetico. Allora vuol dire davvero che noi cambiamo davvero il paradigma. Noi stiamo rivoluzionando la medicina. Forse ci impieghiamo ancora tanto tempo, perché generalmente le industrie farmaceutiche, l'avete capito tutti, sono talmente potenti, sono quelli che organizzano le ricerche, sono quelli che condizionano le ricerche, sono quelle che pubblicano le ricerche nei più... eccolo lì. Vai, risonanza. Nei più, sì. Nelle riviste più potenti e più importanti. È quindi una lotta impari da un certo punto di vista. Ma... ringrazio tutte le persone che sono qui presenti, che sono tante. Ringrazio gli organizzatori di questo convegno, che sono stati lungimiranti. Ringrazio Giorgio, che è un super attivo. E adesso arrivo lo spettro, eccolo qua. Eccolo. Ma scusa, guarda un po', qui ci sono le frequenze e le lunghezze d'onda. Guardate bene che quando si parla di frequenza o di lunghezza d'onda è esattamente la stessa cosa, è identica precisa. Uno l'inverso dell'altro. Parliamo di frequenza, guarda un po'. Qui ci sono frequenze che si misurano, come vedete, in Hertz, questa è la misura della frequenza, che va da 10 alla 24. Sapete cosa vuol dire 10 alla 24? È 1 con 24 zeri, non so neanche esprimerlo. Miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di oscillazioni al secondo, in un secondo. E andiamo a finire, guarda un po', a frequenze molto, molto basse, a 10 alla quarta. Ma noi siamo dei ricevitori di frequenza? Oh, certo che lo siamo, l'abbiamo già detto. Ma guarda un po' il nostro spettro di frequenza qual è. Noi siamo... degli strumenti scadenti per quanto riguarda la capacità di ricezione di frequenze, ma non può. Questo è il nostro spettro di frequenza. E vedete che abbiamo fatto l'estensione di questa barra che è rappresentata dal mio dito, eccolo qua. Guarda un po' l'estensione, cos'è? E va da questo colore che è il violetto fino al rosso e infrarosso. E allora uno potrebbe dirmi,
Allora tu, perché facciamo tutto questo casino per dire, ma se noi siamo dentro quella gamma di frequenza, chi ce ne frega del fatto che nell'universo ci sono i raggi gamma, i raggi X, gli ultravioletti, gli infrarossi, le microonde, le onde radio, ma chi me ne frega? E no, perché? È perché nel discorso iniziale che io gli ho fatto, io ho detto, ah sì, è vero che i miei organi oscillano in un certo modo, in una gamma di frequenza abbastanza limitata, ma le cellule, se io prendo le cellule, ha parlato benissimo Arbiana, se io prendo le cellule, quelle lì oscillano con che frequenza? Ah, con una frequenza molto alta, quindi è evidente che io devo tener conto dell'influenza di frequenze altissime dentro uno spettro piccolissimo, in cui vi ho detto io potrei dire, ma a me che me ne frega, sono fatti di altri, no, sono fatti anche miei, perché la GX influenzano il comportamento del mio spettro, i raggi gamma influenzano il comportamento dell'interazione che c'è tra queste onde ad alta frequenza e la natura vivente. Ah, ma voi capite allora che il fatto di dire che noi siamo un tutt'uno tra la biochimica e la biofisica, mi sembra che col convegno di oggi voi potete andare a casa, il vostro cervello ci penserà, come diceva Burgio, probabilmente ci sarà una grande interazione, vi abbiamo dato un cumulo di informazioni, questa notte il vostro cervello elaborerà una parte di quelle e butterà fuori una parte delle cose che riterrà di buttare via. Bene, grazie a tutti, grazie a Danica, grazie a tutti. Grazie a S-Drive e utilizzate come valido supporto alla diagnosi.